Finire questo super weekend tra rafting, campeggio e dei bagni nel fiume con acqua molto molto fredda, abbiamo deciso di salire al Sacro Monte di Varallo, che è uno dei posti UNESCO e tra l'altro hanno la funivia più ripida d'Europa. C'è solo un piccolo problema, che abbiamo deciso di affrontare questa salita a piedi e non è questo problema. Ma il problema è che è luna e si sa, a luna in estate fa un po' caldo. Tra l'altro abbiamo qua Usain Bolt con le scarpette da lago. I'll wait to see your golden smile, feel of a thousand kisses, oh please stay. E lui, bello sorridente, cosa mi viene a dire? Che c'è qua il parcheggio. E quindi ci siamo già sparati almeno 20 minuti in salita quando abbiamo il parcheggio per le nostre spalle. Ma va bene così, bisogna godersi il viaggio. In ogni caso, dopo mi sembra la terza cappella, c'è anche una fontanella. E quindi potete riempire le vostre borracce qua. Ci siamo venuti a mettere una mascherina perché c'è un po' di gente, ma comunque da qua è stupendo. Ora vi faccio vedere la vista. E da qui dovrebbe essere ancora più bella. La vista è pazzesca e poi là in fondo si intravede il fiume Sesia che percorre tutta la valle. Già la vista è spettacolare, la salita è molto particolare, non è adatta a tutti, se avete problemi alle ginocchia non ve la consiglio. Poi a un certo punto dici ok, sì, sono cappelle, è bello il percorso e tutto, ma poi arrivi in questo esatto punto e rimani a bocca aperta. Ma che basilica spettacolare! Non so se sia aperta ed è un peccato, però adesso ve la mostro da più vicino, però è pazzesca, veramente pazzesca. Ogni angolo è qualcosa di super mega panoramico, guardate. E tra l'altro per una volta sono anche felice perché c'è il cielo che piace proprio a me. Mi piace un sacco queste nuvolette. Quello lì che c'ha tipo la faccia da sti cazzi. Ma io qua non ce volevo manco stare. Oh, t'ho detto che se tocchi un'altra volta bambino senza i guanti te meno, eh. Comunque ho contato 39 cappelle, che è strepitoso. E sono tutte una più bella dell'altra.
gli interni hanno queste opere che sono clamorose. Io rimango sempre stupito da questa cosa. Bella, anche questa. Eccoci. E anche questa mini escursione è finita. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la settimana prossima.